Mi chiamo Marcello Grillo, sono di Alessandria, ho 29 anni, sono qua a Genova, che è gennaio, lunedì 14, sono andato a prendere il biglietto per l'Ecuador e ho scelto di andare in Ecuador per un futuro migliore, che qua in Italia secondo me non c'è. Siamo io, mia moglie e mio figlio piccolino che ha un mese e mezzo. Mia moglie è di là del paese, quindi mi sposerò là, così diventerò anch'io cittadino ecuadoriano, almeno non avrò problemi, che posso stare tranquillamente senza che mi mandano via. Quello. Il mio nome è Maria Fernanda, sono arrivata 13 anni fa, sono una cittadina ecuadoregna con la residenza a Genova in Italia. Avevo quasi 20 anni, facevo i lavori in casa e Marcello è un muratore, quasi più di un anno che è senza lavoro perché ha cercato, ha portato dei curriculum nelle agenzie, ma purtroppo è un... non si trova. Sono contenta di tornare là nel mio paese perché c'è un pochino più di sviluppo in questo momento. Diciamo che c'è un aiuto nell'economia, sul lavoro. Là mi aspetta mia madre, due sorelle e tre nipoti. Cos'è? No, ah, vediamo, se lo carichiamo. No, non lo carichiamo. Lo leghiamo dietro. Che bestia. Calma, calma. Calma. C'è scritto KLM 1 a 20. E dove bisogna andare? KL1. Mi è dispiaciuto tanto dover salutare i suoceri, dover salutare l'Italia, ma non è detto che non possa tornare. Lasciamo qua gli amici. L'unico rammarico, il papà e la mamma, però poi per il resto speriamo di trovare un futuro migliore. Che qua mi sa che terra bruciata. Oh. Dorme. Oh, mandamelo il video, eh.